Quanto avviene fra l'autunno del 2007 e i primi mesi del 2008 ha una forma di come dire, isterismo storico impressionante. Si vive di improvvise accelerazioni e decelerazioni. In quel momento i sondaggi davano l'Alleanza Nazionale quasi sotto al 10. Fini fece un'operazione tattica e decise di diluirsi nel grande contenitore del Popolo della Libertà, convinto che con la divisione del 30% delle candidature e quindi anche dei parlamentari avesse più o meno mantenuto i gruppi parlamentari uscenti. Dal famoso comiche finali del novembre, se non erro 2007, all'accordo per la nascita del PDL, o meglio della lista unica del Popolo della Libertà alle elezioni del 2008 e successivamente il 27 marzo 2009 il partito unico. Lo si spiega solo con l'accelerazione evidente che ebbe lo scenario politico, si spiega solo per un ricompattamento legato probabilmente ad un desiderio di rientrare quanto prima al governo. E a mio avviso si spiega anche con uno sfaldamento interno nella classe dirigente dell'allora ancora Alleanza Nazionale fra chi aveva capito che ci si doveva rientrare ad alcune condizioni e chi voleva rientrare senza condizioni. È stato un gravissimo errore. È stato un errore? Secondo me fu un errore. Il bipolarismo italiano deve essere un bipolarismo di coalizione, ma non può essere un bipolarismo di partito. In Italia ci vuole una destra alleata di un centro cattolico, di un centro moderato, che sulla base di un programma elettorale comune aspira a prendere il governo. È stata da un lato una cosiddetta fusione a freddo, che ha costretto alla convivenza due personalità carismatiche, fortemente leaderistiche come Berlusconi e Fini, ma che non hanno mai convissuto per più di un secondo placidamente all'interno della stessa creatura politica. La convivenza è durata poco più di un anno, 13 mesi, e sono stati 13 mesi faticosissimi. Fu un errore perché AN, con tutti gli strappi di Fini, con gli scontri anche interni, aveva un senso, aveva una storia. Fu un grande errore, un grande sperpero di possibilità che in fondo già c'erano, ancora c'erano, insomma. Oggi è un elettorato talmente in libera uscita che persino a volte è intercettato dal PD renziano una parte per dire di come quel mondo si è andato un po' alla deriva. Anche qui, col sen di voi, soffie le fosse, comunque il PDL, come dire, anche nel PDL, per la nascita del PDL militavano anche delle ragioni, appariva a molti, non a tutti per la verità, il senso di una, e il segno anche del passaggio ad una nuova fase che era nella evoluzione stessa della vita politica italiana di quegli anni, nel senso che Forza Italia e Alleanza Nazionale hanno, nei 15 anni precedenti, avevano a lungo militato insieme sia al governo che all'opposizione. Però sono anche dell'idea che quando tornerà qualcosa di destra che abbia un senso compiuto, vero, una credibilità, c'è tutto un mondo da recuperare anche per chi sta a destra.